Buongiorno, ciao a tutti e io direi che è arrivato il momento di mettere ordine nell'armadio, in questo caos, perché già ci sono un po' mischiate cose un po' più pesanti, insomma. Comunque, rispetto alle cose leggere, quindi facciamo il cambio dell'armadio e diamo un senso a questo caos, perché come vedete, praticamente sopra ho un po' di giacchetti, un po' di vestiti, non si capisce. Sotto ho ugualmente, magari ho qualche vestitino lungo, non si capisce. Quindi così non va assolutamente bene. Quindi io svuoto tutto, metto tutto sul letto e poi vediamo che cosa fare. Quindi ho svuotato tutto e vedete, ho svuotato tutto più o meno, sì, ho il cavalletto che fa rumore, e quindi direi di iniziare dalla parte superiore dove metteremo tutti i giacchetti e i vestiti. Questa giacchina nera qui è molto carina, di Guess, che io porto soprattutto no, per il lavoro. È molto semplice, però è carina perché comunque segna molto bene la figura, e di solito la porto abbinata a questa camicetta qua azzurra, che ha tutte le ruche qui nella scollatura e poi si lega in fondo con un fiocchetto. Ha i suoi anni, però io questo, diciamo, lo porto spesso al lavoro e quindi, diciamo, questo completino lo lascio. Idem per questo giacchettino similpelle azzurro, che io comunque adoro, anche portato così senza niente, perché comunque è molto corto e quindi con i jeans è carino, fa scena, lo tengo e porterò senz'altro prossimamente questo vestito carinissimo, bianco, sì, sembra un po' da collegiale o anche da suora se preferite, però è davvero carinissimo, è un po' tipo anni 70, sembra quasi Figli dei Fiori, no? Però con una bella collana sopra, comunque, e delle belle scarpe, fa la sua bella figura. E quindi questo lo tengo perché è uno dei prossimi che metterò. Questa magliettina qua rossa a mezze maniche per il momento la tengo. È carina perché comunque è bucata qui sotto, appena sotto, insomma, vicino all'ombelico, qui sotto. È carinissima, è di Liu Zhou, e questa quindi la tengo. Poi, vediamo che cosa... Oh, qui diciamo che queste magliettine con il choker integrato a metà mani e mezze maniche, diciamo, queste ce ne ho due, le tengo, ho questa nera e questa rosa, perché comunque tipo anche sotto un giacchetto di jeans comunque possono ancora andare bene anche in ufficio, quindi queste le tengo. Idem per questa magliettina elasticizzata che ho da mille anni, con il fiocchetto qui nel collo, che io adoro, ma mi piace proprio tantissimo perché comunque è indistruttibile e per questo periodo è fantastica, soprattutto quando la mattina è un po' freddo. Idem questa magliettina simil camicetta di Liu Zhou, anche questa con il taschino, molto semplice, nera, che però è un passepartout veramente, questa con tutto sta bene. Prossimo vestitino che verrà messo è questo, che sembra sì un sacco informe, però addosso sta veramente bene, ve l'avevo fatto vedere di Bershka in un ultimo appunto video, ha le maniche arricciate, quindi questo è veramente molto molto carino e questo verrà messo presto. Questo è troppo primaverile, questo non va bene, è molto molto leggero, quasi trasparente, quindi questo lo archivio per l'anno prossimo. Conservo invece questo maglioncino di Desigual, carinissimo, grigio, con tutti questi disegni, e insomma questo lo conservo perché ha comunque uno scollo un po' largo, un po' carino, e questo è perfetto.
magliettina che invece porterò senz'altro è questa carinissima di Liu Jo, con tutti questi dettagli luminosi a maniche lunghe, quindi questa perfetta. Questo sono ancora un po' indecisa, anche questo lo adoro, è sempre di Liu Jo, è questa specie di golfino elasticizzato che si lega qui in vita e va comunque messo con qualcosa sotto. Il problema è che ha le maniche che arrivano qui al gomito. Diciamo, questo per il momento lo lascio, però non lo so, quindi questo comunque per il momento lo lascio. E senz'altro lascio anche il body, questo di Forever 21, carinissimo, con l'incrocio e il fiocchetto qui davanti. E questo poi ha maniche lunghe, quindi va bene. E dopo tante cose estive da proprio archiviare, arrivano delle cosine che tengo, e sono questo body di Intimissimi che è perfetto come sotto giacca, come sotto giacchetto di jeans, insomma è carinissimo, questo proprio lo adoro, mi piace tantissimo, così trasparente. Per il momento tengo per questa stagione, però non lo so, questa camicetta di Nara Camice che non so, è tanto leggera, però comunque ha le manichine un po' lunghe e quindi io direi che questa la posso anche tenere e la metto qui in modo che comunque mi sta appesa e non si ciappa. Camicetta perfetta per questo periodo è questa. Io questa la porto legata in vita perché così mi sta un pochino lunga qui dietro, tipo fino a qui, e davanti comunque mi sta tutta bella stretta. Legata in vita è carinissima, adoro questa fantasia e questa mi piace tantissimo, quindi questa è perfetta. Così come è perfetta questa a quadri che ho cercato tantissimo e finalmente l'anno scorso l'ho trovata, questa di questi colori così un po' pastello che io adoro. Spero di trovarne altre quest'anno perché senz'altro ne prenderò altre perché io adoro le camicie a quadri. Gonne, allora questa super estiva primaverile, via. Anche questo vestitino carinissimo militare che è tutto bucato qui sui fianchi. Sì, non è molto, diciamo, è un po' kitsch, però mi piace, però via. Purtroppo anche questa gonnellina la dobbiamo salutare, questa io l'ho adorata quest'estate, mi è piaciuta tantissimo, la adoro, ma è primaverile. Tengo questo golfino di Liu Jo ovviamente, e questo sì, mi piace tantissimo perché è luminoso e non c'è niente da fare, a me le cose luminose piacciono, quindi questo è stra adorato e lo lavo, lo rilavo mille volte e non si rovina niente. Tengo, e per questo periodo, questo abbinamento che mi piace tantissimo, di questa camicia che ha, diciamo, tutte queste arricciature, no? qui davanti, le ruche, e questo gilet. Secondo me questo abbinamento è carinissimo, anche perché la camicia comunque non ha un colletto che va a finire sul gilet, quindi il gilet rimane tutto carino, si vede tutto, e a me questo abbinamento piace davvero tantissimo, quindi questo lo tengo. Gonne, allora vediamo un po', allora questa è leggera, ma veramente leggera, di Desigual, e non credo sia adatta a questa stagione, quindi questa via. Questa invece la tengo, questa è di Bershka, è un semplicissimo tubino che ha questo gioco qui davanti. Questa la tengo perché comunque questo è un tubino nero, un po' passepartout, è un po' cortina, però insomma con delle calze, gli stivali, secondo me questa è carina anche con gli anfibi sotto, quindi questa sì la tengo, mentre diciamo che questa la archiviamo perché è proprio estiva,
quest'altra che sembra gelato proprio alla menta, non lo so, l'archivio con la sua bella cinta, via. Così come devo dire addio a questa bella gonna lunga che ha anche il suo crop top, che avete visto prima tra le cose da archiviare, quindi questa via. Mentre tengo questa felpina di Victoria's Secret, perché comunque questa fa sempre comodissimo, ha anche il cappuccio, quindi questa la adoro e la tengo. Altra magliettina da tenere è senz'altro questa di Bershka, che si stringe in vita con i suoi fiocchetti, e questa pure è carinissima, tipo camicetta ma è bellissima. Questo, per quanto è comunque abbastanza pesantino come golfino, è comunque a maniche un pochino lunghe fino al gomito, però questo violetto è veramente troppo primaverile, quindi questo lo archivio. Mi dispiace perché questo io lo adoro con il suo bel fiocchetto davanti, però via. Così come anche la magliettina questa di Liu Jo a maniche corte, ormai via. Vestitino super super estivo, e anche questo dobbiamo mandarlo in pensione. Mentre teniamo la mitica felpa di Tiziano Ferro, questa è mitica e verrà conservata e portata per uscire, insomma, anche a fare la spesa. Quindi le felpe tutte, ho questa di OBS con topolino, quindi anche questa fantastica per uscire, questa presa in un villaggio turistico, ma insomma anche, ecco sì, giusto, ecco, per uscire a fare qualche commissione può andare bene, le felpe vanno sempre bene. E anche questa rossa, anche questa appunto presa in un villaggio turistico con una specie di macchia d'inchiostro, e anche questa appunto le conservo tutte le felpe e le metterò lì sopra nella parte quindi superiore insieme a giacchetti. Altra felpina da conservare è senz'altro questa di Barbie di The Zenis. Poi per quanto riguarda i pantaloni, questi per il momento li tengo, anche se sono comunque un po' leggeri, però comunque non è freddissimo, perché io questi comunque con tutte queste macchioline di inchiostro li adoro. Mi stanno un pochino grandi, però con una cinta in vita e comunque con una magliettina stretta mi piacciono, quindi questi per il momento li tengo. Allora, jeans, questi di Liu Jo, questi li tengo, sono diciamo abbastanza leggeri, però insomma sono jeans, quindi questi li tengo e hanno i loro dei dettagli con i soliti brillantini di Liu Jo, quindi questi sì, anche perché sono comodissimi, confortevolissimi. E così come tengo questa gonnellina, sempre di Liu Jo, che è fantastica, è carina perché è a vita alta, quindi anche con qualche cosa di corto sopra è carina, e è comunque qui un pochino se te poi va giù un pochino più lenta, ora è tutta ciaffata, ok, ma io questa la porto sempre in inverno, in estate, con calze leggere, calze senza calze, e è fantastica, quindi questa la stra adoro. Altri jeans che tengo sono questi di Liu Jo, strappati, che hanno però sotto la stoffa dorata, invece questi che porto adesso invece hanno il buco qui sul ginocchio. Anche questi li tengo nonostante il colore abbastanza estivo, primaverile, però ci può stare, anche perché comunque sono abbastanza pesanti, quindi questi li tengo. Questo gilet di jeans Guess lo tengo perché può comunque essere carino con una camicetta sotto, comunque questo per il momento lo tengo, può far comodo. Così come tengo ovviamente questo giacchettino nero di Fornarina, credo sì, con le maniche arricciate, ha questo dettaglio di questo bottone qui sulle tasche così. Insomma, questo è carino, nonostante è comunque primaverile perché le maniche comunque arrivano qui. Però questa mi piace con il body, quello di Intimissimi, tutto trasparente, quindi questo lo tengo.
e ovviamente tengo anche il mitico giacchettino di jeans della Sisley che non può mai mancare, perché questo ci vuole ovviamente, il giacchettino di jeans ti salva in ogni occasione. Poi altri jeans, questi fantastici di Yujo, che sono, vedete, i primi jeans di Yujo che io ho preso, ma cioè sono immacolati, li porto veramente da anni. Questi della Fornarin, no, i motivi, che sono proprio quelli un po' a zampa, cioè sono comodissimi, che sono elasticizzati e sono un po' a zampa, e ho visto che sono tornati di moda, quindi questi due paia sicuramente mi accompagneranno per l'inverno e per l'autunno. Questa felpa non so se archiviarla o meno, per il momento la tengo perché comunque ha le manichine fino a qui, ha gli strappi qui sul fianco e anche sulla spalla, quindi insomma è veramente molto molto estiva, però per il momento la tengo, così come anche la mia maxi mega felpa nera, questa io la stra-adoro, mi ha accompagnata anche in vacanza quest'anno in montagna, è fantastica. Tornano finalmente i miei adorati vestitini, io questi li adoro, questo di Desigua con tutte le farfalline in fondo così, io lo adoro, di due colori così, quindi questo è fantastico, e anche quest'altro di Desigua lo stra adoro, questo pure è bellissimo, con i dettagli in perline, ha comunque questa forma con lo spacco, e insomma è bello. Anche questo, quindi questi non vedo l'ora di metterli. Questo giacchetto di Zara, anche questo tipo biker rosa, questo pure è periodo suo per essere messo, anche se il colore è un pochino primaverile, però insomma per il clima che fa ci sta, così come anche quest'altro sicuramente lo metterò presto. Sì, è un pochino strano, però a me piace tantissimo, quindi questi pure top. Ho preso anche dei jeans un po' invernali, cioè un po' più invernali comunque, questi scurissimi, blu scurissimi, stretti, normali di Yujo, che hanno solo il dettaglio del cuoricino con i glitter. Poi questi pure ce l'ho da una vita, neri, sempre di Yujo, hanno perso un po' di perline, però con questi dettagli, con le perline qui al posto della cinta mi fanno impazzire, quindi anche questi li mettiamo lì. E poi ho questi jeggings di Calzedonia, che sono forse un po' leggeri, però messi, che hanno solamente appunto questi patch su una gamba, però messi con gli anfibi io li adoro. Poi ho questa gonna che forse è un pochino pesantuccia, però insomma intanto la metto lì, e questa mi piace soprattutto per andare al lavoro, comunque è una gonna che comunque è carina perché è larga. Poi questo giacchettino che mi salva di Geox è fantastico, a parte il colore bellissimo, però insomma questo è per il momento è proprio preciso, è anche un po' antipioggia, quindi insomma mi piace. Questo forse è un po' troppo pesante, però intanto lo metto lì. E questo è di Yujo, non piace quasi a nessuno, io però lo adoro, mi piacciono i bottoni di questi che si incastrano, galamari forse si chiamano, non lo so, e mi piace tantissimo perché anche perché ha il cappuccio, io adoro i giacchetti con il cappuccio perché mi salvano quando piove, quindi questo va tutto lì dentro. Non me lo ricordavo, credevo di avere carenza di gonne, invece no. Allora, ho questa carina di non so cosa, di, ma non so dove l'ho presa, comunque questa è carinissima. Poi ho questa di Desigua, questa pure è bellissima, con gli anfibi, mi piace un sacco. Poi ho quest'altra, sempre di Desigua, grigia, questa è un pochino più leggera, quindi è più adatta magari alla stagione di adesso. E poi ho quest'altra mini, carina, con queste rifiniture bianche, anche questa con degli stivali, è carina. Quindi diciamo che per le gonne sto a posto. Questa camicia la stra adoro,
perché si allaccia con la chiusura lampo qui lateralmente, ha delle arricciature, cioè è proprio troppo troppo bella, e questa pure fantastica anche per il colore. Quindi tutte queste cosine sicuramente le archivio. Adoro questa felpa di Desigual, questa è carinissima perché a parte ha i disegni sulle maniche, ha anche i fiocchetti neri sulle maniche, quindi questa è carinissima. Così come stra-adoro questo vestitino, semplicissimo, ma stretto in vita con la cinta, ha il collo un pochino alto e delle calze e gli stivali, è carinissimo e comunque è leggero. Poi ho questi altri jeans sempre di Lujo, perché tanto io sono fissata con Lujo, e questi erano quelli che si potevano personalizzare con delle scritte, con delle lettere, quindi questi non vedo l'ora di rimetterli perché mi piacciono tantissimo perché sono personalizzati. Poi ho questa camicina che è un po', diciamo, trasparente, come si vede, tutta fatta così in trasparenza. Però è calda, quindi questa per questo momento, periodo, con una, un body o comunque con una canottierina sotto va bene. Quest'altro golfino di Desigual, lungo, che ha tutto questo maxi collo con questa fantasia, è bellissimo, anche se forse è un pochino pesante, però insomma lo sto tirando fuori un po' random, le cose proprio pesantissime no. Questo non lo so se lo tengo, se lo butto, non lo so. Era questa camicia bianca che ha questi dettagli sbriluccicanti e sopra questo golfino fatto così. Però non lo so se continuerò a portarlo. Comunque per il momento lo metto là e poi vediamo. E poi tiriamo fuori gli immancabili leggings di Calzedonia che ti salvano la vita sempre. E quindi insomma, di diversi tipi, o tutti neri, questi che hanno questi dettagli in fondo e quest'altro appunto a fantasia, quindi questi sì. Ah, praticamente io ho fatto, e credo di aver fatto un bel lavoro, praticamente, allora, qui ho fatto la sezione gonne, qui la sezione pantaloni e qui la sezione camicette. Sopra ho messo tutti i golfini e qui le felpe, i vestiti e tutti i giacchetti, quindi credo che per il momento basta così. Le cose quelle proprio invernali troppo pesanti non le ho tirate fuori perché non ha senso, anche perché poi quando tirerò fuori quelle toglierò quelle più leggere di qua, quindi è proprio un altro lavoro da fare. E quindi niente, grazie per avermi fatto compagnia, perché a fare queste cose da soli veramente è angosciante, è noioso, però insomma ce l'ho fatta. E quindi al prossimo video, ciao!